Ma buone, già prima di venire qua è da un mese che mi allenavo a Pescara, ovviamente non ho il ritmo partita, non ho 90 minuti, però sto già facendo tutto con il gruppo, partitelle, tutto, quindi piano piano arriverà da sé il ritmo partita. Sì, sono reduce da un infortunio che mi ha tenuto fuori la prima parte del campionato a Pescara, poi ho deciso di rimettermi in gioco qua perché non conta la categoria, ma voglio giocare. Nonostante che si dica, ho 31 anni, sono ancora giovane, quindi voglio ancora divertirmi. La scelta di arrivare ad Andrea, tra l'altro, è una scelta anche per l'uomo, perché siamo stati insieme 3 anni a Siena e quindi conosco perfettamente le sue qualità umane, morali e tecniche. Quindi sono convinto che poi da qui alla fine ci darà un grosso contributo. Una partita che dovevamo assolutamente portare a casa. Io dico almeno un pareggio, ma sono convinto che la partita di sabato debba farci capire che dobbiamo metterci qualcosa di diverso. Dobbiamo fare qualcosa di più, un po' tutti. E quando dico tutti, dico in primis la squadra, ma dico anche il pubblico deve darci una mano. Tutti insieme dobbiamo invertire la rotta, perché è una squadra che vuole uscire fuori da questa situazione difficile e, ripeto, noi in primis dobbiamo fare qualcosa di diverso, perché se gli altri vincono le partite con pochissimo, noi dobbiamo arrivare a fare altrettanto, ma visto e considerato che in campo dimostriamo di meritare ben altro, vuol dire che dobbiamo metterci anche maggiore convinzione in quello che facciamo. Ho rimpianto perché a Pescara non sono riuscito a vincere il campionato come magari io, l'hanno vinto l'anno dopo, ma a livello di... sono rimasto in ottimi rapporti con il presidente. Avevo visto che il mio ciclo lì era finito e senza grandi problemi sono venuto qua a rimettermi in gioco. Vorrei ringraziare anche il presidente Campitelli, il direttore, per l'opportunità che mi hanno dato, e sono stato molto contento di aver accettato Terni.